oggi andiamo a realizzare una crostata con crema pasticcera e fragole, quindi molto classica, molto semplice, ma molto 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 buona e soprattutto bellina. Quindi bando alle ciance, vi lascio subito agli ingredienti della ricetta. Gli ingredienti che vi servono sono della pasta frolla, vi lascio il link qui per accedere alla ricetta di questa pasta frolla, delle fragole, quanto basta, e della crema pasticcera. Vi lascio sempre qui la ricetta per accedere alla, per fare la crema pasticcera. In questo caso io ho dimezzato le dosi che vedete in quel video e l'ho fatto con il latte di soia anziché il latte normale perché avevo solo quello in casa. Strano ma vero. In più vi servirà della gelatina per torte, qui non la vedete perché io devo farla in casa, devo ancora realizzarla, però potete utilizzare anche quella del supermercato già pronta. Ricopro questa teglia per crostate con della carta forno. Prendo la pasta frolla e la vado a schiacciare con le dita. Potete anche farlo con il mattarello, però per comodità io vado a fare così con le dita. Viene anche meglio, secondo me, proprio la consistenza della crostata fatto in questo modo. Una volta stesa andiamo a bucherellarla con i rebbi di una forchetta. Ci mettiamo sopra un altro foglio di carta da forno e poi dovete avere a disposizione dei legumi secchi. In questo caso io non li ho, però ho sentito dire che va bene anche del riso. Per cui vado a mettere del riso sopra. Questo eviterà sia il riso che oppure i legumi secchi, servirà per evitare che la crostata cresca in cottura. Ed ora inforniamo in forno, magari mi vado a ritagliare un po' di carta da forno in eccesso. Nel frattempo prendo le mie fragole, tolgo il picciolo, tagliamo le fragole a metà e le mettiamo da parte. Ovviamente le fragole lavate precedentemente, mi sembra anche superfluo dirlo. Nel frattempo andiamo a preparare la gelatina per torte, quella da mettere poi sopra la frutta. Allora, ci servono 100 ml di acqua, 50 g di zucchero semolato, un cucchiaino di succo di limone e 8 g di amido di mais, quindi di maizena. Dove c'è l'amido di mais, che l'ho messo già in un pentolino, andiamo ad aggiungere metà dell'acqua e andiamo a mescolare bene per evitare la formazione di grumi. Aggiungiamo l'altra metà dell'acqua, mescoliamo. Quindi aggiungiamo lo zucchero e il cucchiaino di succo di limone. Adesso porchiamo il tutto sul fuoco finché non si addensa. Ci tengo a dirvi che questa ricetta per gelatina per torte è veramente perfetta e vi salva, perché con pochissimi ingredienti che quasi tutti abbiamo a casa riusciamo a fare la gelatina per torte anche se magari non ce l'abbiamo in casa. Ecco qui, ovviamente mentre è sul fuoco dovete mescolare continuamente come se stesse facendo la crema pasticcera, perché altrimenti vi si formano i grumi. Guardate, vedete com'è denso. È veramente una gelatina perfetta, ovviamente la facciamo raffreddare prima di usarla. Ad un certo punto della cottura ho tolto la carta forno con il riso per permettere anche alla parte superiore di colorarsi un pochino. Adesso formerei così. Qui ho già messo la crostata sul piatto di portata, la faccio intiepidire leggermente. Probabilmente non vi ho detto quanto l'ho tenuta dentro, circa una mezz'oretta, dovete controllare insomma. Vado a spalmare la crema pasticcera
sulla crostata. Adesso la parte più colorata e bella, andiamo a mettere le fragole. Utilizzate il metodo che preferite, o casuale, insomma, come più vi piace. Io vado ad utilizzare questo metodo qui, mettendole capovolte dall'esterno verso l'interno. Adesso vi faccio vedere. La nostra crostata non è bellissima? Adesso andiamo a metterci sopra la nostra gelatina. Ecco qui la nostra crostata di fragole con la crema pasticcera. Cioè, non è bellissima? E notate la lucentezza di questa gelatina per torte. È veramente bellissima. Spero che il video vi sia piaciuto e che magari rifarete questa crostata, cioè, mandandomi magari qualche foto per farmi vedere i vostri capolavori. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.